Salve a tutti, benvenuti in nuova puntata di questa serie Arti Marziali Miste Ignoranti UFC 3 Carriera con i fratelli Sansone. Partiamo da Fabrizio, campione del mondo dei pesi massimi. Siamo nel suo universo, ecco. Che andrà a difendere la cintura contro Ruslan Magomedov. Ok, sembra la portata, detto, insomma, vedendo i parametri, le cose, sembra abbastanza la portata, però non si sa mai, è sempre meglio evitare rischi. Ora, continuiamo a allenarci a Blackburn, tanto comunque i soldi non mancano. Si va di Blackburn, signori, si va di Blackburn. E allora, io direi di andare abbastanza in fretta, allenamenti, ma vediamo, allenati, c'è qualcosa ancora da far salire, magari con 10 di cambio guardia, 30, qua, come al solito, solita strategia, si arriva al 70 di forma, salvo poi, diciamo, ecco, a posto, così. Questi 50 bastano, direi che bastano, per fare sparring, tendenze Muay Thai, quindi ottenere vantaggio in presa. Ah, quindi questo è suggerimento, bloccando i colpi in clinch aumenterà l'indicatore di vantaggio in presa. Quando l'indicatore è pieno avrai possibilità maggiore di completare un'interruzione o una transizione. Vabbè, ok. Afferrato. Comunque, ecco qua lo sparring del buon Fabrizio Sansone, per vedere un attimo. Attenzione, minchia, lo sparring partner, mica il mio assassino. Ah, minchia, beh, questa era spettacolare, break. Ok. Ancora al corpo. Quindi, ok. Non, che cacchio. Ok. Bene. No. Break, posso. Ok, allora io... No, fine. Ok, finito. Allora, questo oratore emerge con intensità nel secondo round. Cerca di porre in fine in conto velocemente o tarpagli reali con un takedown al secondo round. Ok. Va bene. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Allora, quindi questo è uno che uno il primo round è un po' più tranquillo, nel secondo, diciamo, tende poi a venire fuori, ecco. Va bene, va bene, buono a sapersi. Io intanto piazzo sti 10 così, tanto per direi, cos'altro posso fare. Allora, io voglio andare in allenamento potente, arrivare subito al 100 di forma, per poi fare tutto promozioni, e ce ne usciamo abbastanza alla svelta, direi. Niente. Ok, scusate, cerco di scorrere in maniera molto veloce. 98% di forma, va bene, tanto ci ripartiamo, insomma, la prossima settimana. Ne abbiamo tre. Allora, tanto promozione obbligatoria, servizio fotografico, già 70 punti settimanale, va bene. Sansone contro Magomedov, che da non confondere con Magamago. Comunque, ritorniamo, vediamo l'esercizio, dov'era quello. Attacco in sottomissione, ma chi se ne frega l'attacco in sottomissione, chi cavolo fa l'attacco.
Dov'è? C'era tech. Ecco, questo esercizio, questo qua. Ok. Ecco, 99%, un altro poco, giusto un altro poco, giusto il tempo di arrivare al 100% di forma e poi fermarci lì con gli allenamenti per poi pensare a più allenamento, meno selfie, narcisista. Vabbè, che cacchio vuoi? Servizio fotografico che me l'ha chiesto la UFC e quindi non direi che c'entra poco il buon Fabrizio. Cioè, quindi allora, andiamo avanti, su. Oh, perfetto, 100% forma. 100% forma e adesso il resto si fa tutto promozione. Allora, promuovi. Direi di fare. Ne ho 60. Minchia, proprio giusto queste cose. Allora. Ok, un po' di tempo in streaming. Va bene. E allora a questo punto prevediamo un incontro. Vinci per knockout. Primo round. Yeah. Poi scrivi social media. Bene così. Ok. Ultima settimana e anche questa sarà tutta promozione. Diventa trainer, bagno nel ghiaccio, cosa fa? Crioterapia, fa per ridurre gonfiori e dolori. Io beh, crioterapia, ne facciamo un poco, sì, va bene, va bene. Ma la forma è sempre 100%, perfetto. Poi, trainer, diventa trainer alla tua palestra, niente, nah, dovevo fare per forza, va bene, e allora, servizio per la rivista di moda, possiamo fare qua, servizio fotografico, ormai è social, buon Fabrizio ormai è social, quindi, essendo ancora social, vi facciamo scrivere un altro post sempre in social, quante volte sto dicendo social? Non lo so, detto questo comunque, ci siamo! Ci siamo. Siamo al match. Contro Mago Merlinov, Mago Medov, Mago Medov, ecco, Mago Medov. Ci siamo. Sa iniziare questo match, intanto vediamo le reazioni di social. Quasi tutte positive, devo dire. Qualcuna negativa, ma è normale, diciamo, che le superstar attirino, l'ho detto. Attirino anche delle invidie. Comunque, ecco qua, Sansone contro Magomedov, numero 8 nel ranking. Strano che venga dato un match per il titolo a uno così basso nel ranking. Comunque, eccolo qua. Magomedov dal Dagestan, Russia. Ecco qua. Russo non Magomedov. Striker, estrema robustezza, mani veloci come il fulmine. Davvero? Vabbè, ok. Comunque, ci siamo. Ci siamo. Ora arriva Magomedov. Non mi sbaglio. No, non l'ha affrontato Federico. Forse è proprio Fabrizio, l'ha già affrontato una volta, se non mi sbaglio. Non ne sono sicuro. Comunque vedrei, non lo so. Adesso non mi ricordo. Però adesso quel volto non mi è nuovo. Volto non mi è nuovo. Come non mi è nuovo? Assolutamente il volto di Fabrizio Sansone. Eccolo qua. Campione del mondo dei pesi massimi da Palermo, non da Roma. Prova a fare l'ennesima difesa titolata. E signori, ci siamo. Takedown potenti. Chi mai le ha fatte? Forte nel ground and pound. Non. Boh, vabbè. Contro i vinti in carriera 23, signori. Che sia questo il 24esimo? Vedremo. Vediamo. Ecco qua Fabrizio Sansone a cercare di difendere il suo titolo. E adesso tell of the tape. 8 centimetri più altezza di Magomedov, 15 centimetri più di peso o anche di più, 10 centimetri più portata. Insomma, come al solito,
Svantaggio fisico per Fabrizio Canzone, ma vedremo. Inizia il match. Ok, ora calma. Oh, Gigi! E attenzione, ma che... Scusate il... Scusate la... Attenzione. No, mi sa che non... No, a calma. Sta reagendo Magomedov. Attenzione. Ok, break. Sta cercando di venire fuori Magomedov. Mamma. Ok, calma. Ok. Ottima combinazione. In difficoltà Magomedov. Break. Ok. No. Comunque i due si stanno pestando. In maniera tremenda. Ancora in difficoltà Magomedov. Niente. E ancora è giù Magomedov, ancora insiste Magomedov, vai Fabrizio, insiste Fabrizio, è finita, mamma mia, allora c'è match breve ma intenso nel quale i due si sono cartellati in una maniera assurda, proprio a viso aperto, letteralmente a viso aperto. Fabrizio ha avuto la meglio, poi diciamo, si è dimostrato superiore, ecco, buon Fabrizio, che ha avuto la meglio. Bene così. Scusa, mi sono dimenticato di far vedere la programmazione, vabbè. Fa niente, comunque, Fabrizio Canzone ancora campione di pesi massimi in UFC. Vediamo un po', niente, bonus vittoria, ormai... Cioè, non hanno dato probabilmente Match of the Night. Cioè, Match of the Night, insomma, non l'hanno dato probabilmente perché è durato poco. Ecco. Però, mamma mia. Sava che quel lottatore abito è finito. Ma comunque, solite reazioni social. Abbiamo visto, vediamo se succede qualche cosa di particolare. Non saprei, vabbè, solita ancora dei meme, solite reazioni social. Vediamo un po'. Non dovrebbe succedere nulla di particolare, se così è. Direi che potremmo, sì, infatti non succede niente in particolare. Direi a questo punto che potremmo andare dall'altra parte a vedere cosa combina il buon Federico Sansone. Eccoci qua, Federico Sansone, lui ad inseguire di nuovo il titolo ai pesi massimi, a riprovarci contro Alistair Overeem. Sì, lo so, c'è l'altra possibilità con un match che con un avversario che forse è più alla sua portata, ma niente, Federico Sansone punta al titolo, rivuole assolutamente il titolo. Direi ancora Blackburn, 5 settimane. Eccoci, ci siamo. E andiamo al prossimo incontro. Andiamo un po' allenati. Beh, il solito discorso. Cerchiamo qualcosa da fargli fare giusto per tenere. Oh, anche lui. Esercizio in clinch. Giusto per farlo salire di forma. Portarlo al 72, 73, facciamo una cosa. Spariamone un altro. Ok. E questi 40 precisi. Questi 40 precisi, glieli portiamo di là. Sparring, vai. Momento di Muay Thai, ginocchiate devastanti. Con le due ruote bloccare tutte le ginocchia in posizione Muay Thai. Vabbè, ok. Ok, il problema del buon Federico Sansone sono le gambe.
sembrano essere state durante tutta la carriera del buon Federico Sansone nelle gambe. Cioè, buona parte dei match che ha perso sono stati, di quei pochi match che ha perso, credo buona parte siano stati proprio per le gambe. Comunque, vai Federico, torniamo di... Ok. Eccola, minchia, lo vedi? Allora, calma. Ole. Ah. Non cosa che can. E attenzione. Ma Overeem così è? Non me lo ricordo così aggressivo, bro. Overeem. Tanto. Ok. Vai break. Ok. Oh. Porca. Vabbè. Ma porca. Fine. Allora, sui social possono incoccare i calci alla testa, cioè che non subirle, vabbè. Minchia, solo 88% di forma? Pensavo di far salire un po' di più. Vabbè, tanto comunque c'è modo di salire molto tranquillamente. Allora, facciamo esercizi in clinch. A manetta e si sale. Anche se non mi sembra che stia salendo molto. Così, vado più che altro così, sto andando molto spedito proprio per questo, per cercare di arrivare in fretta al match, tanto comunque ormai non c'è più nulla da affinare a livello di allenamenti, c'è soltanto l'unica cosa. Allora, intanto abbiamo promozione obbligatoria. Allora, intervista al canale sportivo nazionale, che ci sta. C'è qualcosa per ridurre podcast con John Anik. E chi cazzo è John Anik? Comunque, vabbè, fa niente. Allenati. Anzi, facciamo apprendi. E ci togliamo il pensiero. Tanto comunque l'apprendi dovrebbe dare 4 punti di forma. Facciamo apprendi, vediamo di apprendere qualche cosa. Andiamoci così, va? Andiamo in fondo. Evitate di colgare per 120 secondi. Questo cosa? Opportunità. Vabbè, sì, dai, questo, vai. Si va di questo. Ok, allora dobbiamo cercare di evitare pugni alla testa. Ok. Bene. Vai. Cosa? Ma come ha fatto a prendermi? Io avevo la guardia. Va bene. Ok. Allora, di nuovo, allora, vabbè, facciamo una cosa, Torniamo al discorso dell'esercizio in clinch, magari si sale più velocemente. Ok, 97%. Ok. Vai, andiamo direttamente con gli elementi dell'esercizio in clinch, tanto comunque quella cosa credo che non mi servisse molto. L'ho fatto semplicemente perché mancavano, allora, 96%, e quindi comunque col 4 punti percentuali sarei arrivato tranquillamente al 100% di forma, ecco. Ok. Sempre 98. E poi ho sbagliato. Però mi fa salire lo stesso. Vabbè, ciao. E 20, cosa? C'era una cosa che con 20 miglioravo qualcosa che già avevo. Aspetta. Io ho qualcosa che potevo migliorare. No, scherzavo.
Facciamo questo. 100%, a posto così. Direi che possiamo passare direttamente alla promozione. Promozione. Toh, questa volta la faccio facile. Diventa trainer alla tua alla palestra. Ah, ok. Benissimo così. Ed eccoci qua. Ci siamo pronti, mi sa. Ok, i pantaloncini vanno bene anche questi. E ci prepariamo, quest'altro match, quale Federico ritorna all'assalto al titolo dei pesi massimi, attualmente detenuto da Overeem, che gliel'ha tolto proprio a lui, la scorsa puntata. Vediamo, mi preoccupa il discorso delle gambe, mi preoccupa tantissimo, già una volta è costato il match, anzi più di una volta è costato il match il discorso delle gambe a Federico Sansone. Vediamo se adesso sarà pure così. Eccoci. Eccolo qua. Alistair Overeem, campione del mondo di pesi massimi nell'universo, diciamo, di Federico Sansone. Eccolo qua. Entra qui. Tanto questo Overeem c'ha la faccia da bonaccione. Questo se è così in faccia, secondo me, tipo, nella vita è un buono. Sai, di quelle persone proprio buone dentro. Poi magari combattono e spaccano i culi a chiunque. Però mi sa di bonaccione questo in faccia. Faccia mi sa di bonaccione. Mi ricorda Luther di Detroit Become Human. Così. Mi ricorda lui. Comunque, tale of the tape. Non so perché non ha fatto bene Federico. Comunque, stessa altezza, stesso peso. 5 cm più di portata per Overeem. Ok. Ci siamo. Ok, ancora. Ah, ok. Bene. Ok, bene. No, no. Attenzione, difficoltà, Overeem. Vai Fabrizio, vai Federico, scusate. Mica li confondo a volte. Ok. Vai. Ancora, è giù Overeem. È giù Overeem, va. Controllo laterale. Vai. Oh, ok. Postura alta. Ancora. Ancora al volto. Ancora insiste. Niente. Ok. No, devi rialzarti. Se no, si rialza Overeem. Si rialza Overeem. Ancora. Il volto al segno. Benissimo. Attenzione! Attenzione! Gnocchiata brutta presa. E che giù! È andato giù, però questa volta è scivolata. E ancora di nuovo giù! Di nuovo giù Overeem! Controllo laterale. Veramente la rabbia. Ancora! E ancora! È finita! È finita! Federico Sansone, con tutta la rabbia che aveva in corpo, si riprende il titolo dei pesi massimi. E possiamo di nuovo ridirlo, i Sansoni sono di nuovo campioni. Possiamo davvero dirlo, grandissimo comunque match, veramente devastato Overeem. Devastato Overeem. Veramente devastato, non c'era. Proprio con un Federico Sansone veramente cattivo dal punto di vista sportivo, ecco, cattivo e determinato come mai si era visto finora. E adesso vi lascio la programmazione. È nuovo. Undisputed, insomma, comunque
campione del mondo dei pesi massimi, Federico Sansone. Eccolo qua, Federico Sansone, di nuovo campione dei pesi massimi, di nuovo con la cintura alla vita. Signori, qua siamo a grandi livelli, siamo davvero a grandi livelli, di nuovo. Grandissimo. Foto di Rito col suo team allenamento. Grande. Vediamo un po', continua. Vediamo un po' vari bonus che arrivano. Non lo so quando i bonus arrivano. Allora, due promozioni. Vediamo un po'. Vabbè, bonus vittoria. Insomma, siamo sempre a alti livelli. Ora, con questo potremmo chiudere la puntata, ma prima voglio vedere un attimo se succede qualche cosa, se succede, insomma, se c'è qualche novità, qualche cosa rilevante dobbiamo vedere. Non vedo reazioni social, mi sorprende un pochino la cosa, ne vedo una sola di Arden Anglin, mi sembrano fatti apposta per far intorcigliare la lingua a me, sì, nomi. Comunque, eccoci qua. Non succede niente, quindi sì. Sì, signori, direi che possiamo fermarci qua. Darci appuntamento alla prossima puntata delle arti marziali miste ignoranti. Con i due Sansoni. Stavolta, finalmente. Di nuovo campioni. Detto questo, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.